So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Danni per oltre 1 milione di euro per Intereco SRL dopo lo spaventoso incendio di domenica scorsa. Il capannone dal quale sono divampate le fiamme dovrà essere demolito e 6 silos non potranno più essere utilizzati. Marco Amarossi, lista civica Fiorano Bike City, fa parte della rosa dei candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali. Ecco una sua presentazione. Marco Amarossi, candidato a sindaco di Fiorano. Cominciamo con una sua presentazione. Chi è, cosa fa e perché ha deciso di intraprendere questa strada nella politica locale? Ho deciso di presentare questa iniziativa, Fiorano Bike City, ispirandomi a dei modelli europei e in particolare alle prossime elezioni. Il nostro appoggio sarà per Franziska Keller di Brandeburgo, che è un modello che porta avanti le idee dell'ecologia, dei diritti umani e del commercio sostenibile. A livello locale la novità è quella di mettere in campo un nuovo tipo di spostamento di mezzi e persone, in particolare persone, mediante l'uso della bicicletta, dei mezzi pubblici e anche dei pedoni. Ecco, questi tre mezzi di trasporto sarebbero, dal punto di vista gerarchico, i primi a essere messi al centro delle iniziative, delle politiche. Darebbero dei vantaggi in termini di inquinamento, salute e sicurezza, e anche le relazioni sociali, quindi la possibilità di scambiare informazioni e opinioni durante i tragitti casa lavoro, casa scuola e anche durante gli spostamenti per il commercio, per gli acquisti. Ecco, e dal punto di vista concreto quali iniziative si potrebbero mettere in campo anche senza avere delle spese eccessive? E quella più importante sarebbe quella di rendere la via statale 467 un'arteria ciclabile. L'uso della bicicletta darebbe anche nuovo impulso al centro storico di Fiorano, che in questo momento soffre una grave crisi di abbandono. Perché? Perché essendo carente degli spazi di parcheggio, perché è una città costruita su un modello che prevedeva l'uso di altri mezzi, si trova sempre in difficoltà nei confronti delle zone periferiche che sono dotate di parcheggi. Quindi noi, rimettendo al centro le biciclette, i pedoni, possiamo riportare il centro storico ad essere vivo. Oltre alla viabilità, il centro storico potrebbe essere implementato attraverso 2 iniziative concrete. La prima è la costruzione di 2 edifici commerciali in piazza Ciro Menotti, sul fronte sud, proprio dove sono adesso, e sul fronte ovest, di fianco al Palazzo del Municipio. Questi 2 edifici darebbero, nel punto più bello della città, potrebbero essere attrezzati, quindi con bar, con strutture commerciali, nella parte più bella, e quindi dare impulso ad una nuova vita del centro. Questi nuovi edifici, oltre ad avere un interesse, a sviluppare quindi il commercio, avrebbero anche la capacità di rendere lo spazio della piazza una forma geometrica chiusa e quindi renderla più accogliente e anche dal punto di vista architettonico più bella, ecco, un po' come è successo nella piazza di Spezzano. Ci sono altre idee all'interno del programma di Fiorano Bike City? Allora, altre idee che riguardano le opere pubbliche, in particolare per le scuole, per la sicurezza nelle scuole, gli istituti scolastici, le scuole Menotti e le scuole Leopardi. In questi 2 casi si propone un intervento di adeguamento sismico.
Cosa significa adeguamento sismico? Significa che gli edifici sono in grado di resistere alle sollecitazioni del sisma. Questi interventi verrebbero fatti mediante demolizione e ricostruzione degli edifici e potrebbero usufruire di un incentivo pari al 65% della spesa in conto capitale mediante lo strumento definito dal governo che si chiama conto termico 2.0. E quindi non è necessario chiedere soldi a imprenditori, ma è possibile realizzare queste opere semplicemente attraverso dei fondi che sono disponibili. Poi ulteriori iniziative riguardano percorsi pedonali o sentieri escursionistici. In particolare la Riola Valley verrebbe collegata con le salse di Nirano attraverso l'attuazione di una convenzione che è attiva dal 2010. Questa convenzione non è mai stata attuata e prevede che ci sia un obbligo da parte del soggetto attuatore di realizzare questi percorsi che sarebbero molto graditi ai fioranesi e potrebbero a questo punto realizzare un anello pedonale che parte da Fiorano, arriva alle Salse e poi ritorna di nuovo a Fiorano, quindi sarebbe sicuramente cosa molto bella e gradita. Un altro percorso potrebbe essere utile anche alle attività della parrocchia di Fiorano, riguarderebbe un percorso di collegamento tra l'attuale chiesa parrocchiale San Giovanni Battista con l'oratorio che si trova più avanti verso mezza via nella zona di Braida, per proseguire poi fino all'ospedale di Sassuolo. Quindi i sassolesi potrebbero arrivare fino al santuario mediante questo percorso, che potrebbe essere un percorso solo dedicato a biciclette e pedoni, e in più anche la parrocchia potrebbe utilizzare tantissimo questo percorso per unire questi due luoghi che adesso sono un po' distanti tra loro. Rimanendo in tema di politica, martedì alle 15.30 nell'auditorium CISL di via Mazzini 178 al direzionale Somada è in programma un momento di confronto tra i candidati a sindaco. Nel corso del pomeriggio, Tosi, Bastai, Grazioli e Amarossi, sollecitati dai sindacalisti, forniranno le proprie risposte in merito a diversi temi. Dal welfare territoriale alla difesa del lavoro, dalla lotta all'evasione fiscale alle politiche sanitarie. Nuovo appuntamento lunedì alle 21 sul palco di Piazza Ciro Menotti, in occasione del Maggio Fioranese, con Andama Veg. Gli ospiti della serata, intitolata Grazie e dedicata in particolar modo al volontariato fioranese, saranno tantissimi. Al termine, un piccolo rinfresco. In caso di maltempo, l'evento si terrà alla storia. Ed ora passiamo allo sport. Lo Junior Fiorano dice addio ai playoff. A causa del pareggio con il Fox Junior Serramazzoni, i biancorossi chiudono il campionato con 39 punti, 2 in meno rispetto a quelli che servivano per accedere ai playoff. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Buon weekend! So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre.